Cari amiche, cari amici della Pallamano, ben trovati da Bolzano con questo incontro valido praticamente per la seconda piazza tra il Bolzano e il Sassari. Un incontro decisivo, dicevamo, appunto per la seconda piazza. Il Sassari che attualmente la occupa a 7 lunghezze dal Conversano, che quest'oggi è fermo causa Covid, doveva giocare a Merano. Il Bolzano, dal quanto suo, dalla terza posizione, cerca di avvicinarsi al Sassari in classifica. Andiamo subito a quella a leggere le formazioni in campo. Le formazioni vedono il Bolzano con Hermones tra i pali, poi abbiamo Greganic, Kammerer, Marino, Pircher, Rossignoli, Rottensteiner, Chanamè, il giovanissimo Chanamè, Skatar, Sonnerer, Mario Sporcic, che è anche l'allenatore giocatore, Dejan Turković, Erik Udovičić e Giulio Venturi. Per quanto riguarda la formazione del Sassari, in porta c'è il portiere polacco Kiepulski, poi c'è Bomboy col numero 17, col numero 25 Braz, col numero 33 Bruno Brzic, con il numero 48 Davide Campestrini, ex Pressano, ex Meranese, col numero 13 c'è De Logu, col numero 99 Alexis Marzocchini, poi col 30 un ritorno qui a Bolzano Francesco Oba Mbaye. Poi abbiamo Giovanni Nardin col 5, Alan Pereira con il numero 2, Spanu col numero 1, poi 24 per Stabellini, il 18 per Taurian e il numero 11 Vieira. Allenatore lo spagnolo Hagi Serra. Dirigeranno l'incontro i signori Angelo Castagnino e Sebastiano Emanuele. Ormai è quasi tutto pronto, questo è l'incontro che apre questa giornata, sarebbe la 25esima giornata del massimo campionato. Appunto alle 15.30 c'è questo incontro che tra Bolzano e Raimon Sassari, poi alle 18 ci saranno in programma il Cingoli che giocherà con il Fondi, un incontro veramente interessante in chiave salvezza. Poi abbiamo Brixen Siena alle 19 al Palasport di Bressanone in Via Laghetto. Poi abbiamo il Spare Leppan che gioca con l'Albatro Siracusa, un incontro che è decisivo per la salvezza in una o nell'altra, per l'altra squadra. Poi abbiamo il Pressano con il Fasano alle 19, dicevamo rinviata al Peria Merano con Versano, e alle 20 si chiude la giornata con il derby tutto lombardo tra il Salumificio Riva Molteno e il Cassano Magnago. Ma adesso qui è tutto pronto qui da Bolzano. Vediamo le formazioni, il primo possesso palla a favore della formazione del Sassari. Vediamo Kiepulski che va a salutare, a stringersi, ad abbracciare Alan Pereira, Nardin con l'ala, poi Bruno Brzic col 33 nel ruolo di centrale, poi ancora Vieira, Taurian e Braz, il lungo Braz nel ruolo di pivot. Il Bolzano in questa fase difensiva vediamo che esordisce subito con Rossignoli in difesa, Turković, Sporcic, Giulio Venturi che saluta Braz in questo momento, Martin Sonnerer e Skatar. Si può partire con Pereira che è il primo possesso, dicevamo, a favore della formazione del Sassari. Pereira scarica verso Bruno Brzic, ancora Brzic verso Taurian, Pereira ancora, vediamo verso, fa girare palla Bruno Brzic, entra il primo passaggio e la prima palla viene persa, li può prendere Hermones da Mario Sporcic che fa girare, vediamo subito che ancora Turković. E c'è la prima parata di Kiepulski sulla conclusione dall'ala di Rossignoli. Quindi il primo attacco, due attacchi sbagliati per parte, il primo proprio palla persa per quanto riguarda la formazione del Sassari e poi parata di Kiepulski sulla conclusione di Rossignoli. Quindi si può ripartire, Bruno Brzic in cabina di regia in fase di impostazione fa girare verso Pereira, ancora Vieira verso Brzic. Ancora, e c'è la prima conclusione di Bruno Brzic, c'è la prima parata di Pedro Hermones. Adesso lancio ancora verso Sonnerer e para ancora Kiepulski, quindi portiere in evidenza in questo primo minuto e 34. Vediamo ancora in attacco
E ancora la parata questa volta di Pedro Hermones, due parate per parte. Quindi è Mario Sporcic che va in fase di impostazione. Questa volta Kiepulski compie il terzo intervento. Ovviamente aveva subito palo Mario Sporcic, per cui nulla di fatto. Si riparte con una punizione dai 9 metri in favore della formazione bolzanina. Formazione bolzanina con Sonnerer che dà verso Skatar. Michele Skatar, arrivato a gennaio di quest'anno a rinforzare la rosa bolzanina dopo la partenza di Ratko Starcevic. Ancora Skatar verso Turković. Turković ancora si eleva e questa volta la conclusione termina fuori di Turković. Contropiede lungo verso Nardin sblocca il risultato. Il Sassari al 2:38 con Nardin che segna la sua prima rete. Giovanni Nardin, 1-0 per il Sassari. Il Bolzano si è già riportato dall'altra parte con Erik Udovičić verso Dejan Turković. Ancora Udovičić. Michele Skatar conclude. Viene sporcata la conclusione. Chiedevano un intervento di piede ai giocatori bolzanini. Gli arbitri non sono stati dello stesso avviso, per cui possesso palla che torna a favore della formazione ospite del Sassari. E Bruno Brzic che dà verso Viera, duettano i due verso Pereira, ancora Brzic verso Nardin, Pereira si eleva, da a Viera, entra Brzic tra i due, viene fischiata un tiro dai 7 metri per una difesa in aria ai danni di Bruno Brzic. E vediamo Pereira che va sulla conclusione a cercare la trasformazione di questo primo 7 metri del match a favore della formazione del Sassari. Ancora Pereira e qui segna lo 0-2, quindi 4 minuti di gioco, 2-0 in favore della formazione del Sassari. Di Bolzano, palla persa del Bolzano, contropiede e c'è il 0-3 segnato da Taurian. Mario Sporcic tenta di andare via, questa volta subisce fallo. Partenza in salita per quanto riguarda la formazione bolzanina. Mario Sporcic adesso ha protestato per l'intervento di prima. E l'arbitro gli sventola davanti il cartellino giallo. Quindi 4:30, 3-0 in favore della formazione del Sassari, partenza in salita del Bolzano che fa veramente fatica ad andare alla conclusione. Adesso è Turković, ancora verso Skatar, Erik Udovičić. Vediamo che la difesa del Sassari chiude molto bene in questo frangente. Fischiato un intervento, fallo da 9 metri, Erik Udovičić che può ripartire, ancora verso Turković. Turković tenta l'uno contro uno. Viene fischiato cartellino giallo ai danni del pivot Braz, quindi si riprende con un'azione da tiro dai 9 metri in favore della formazione bolzanina. Si riparte con Erik Udovičić. Vediamo Udovičić che scarica verso Skatar, verso Turković, e questa volta Turković conclude, ma è ancora Kiepulski. Quarto intervento per Kiepulski. Interviene molto bene in difesa Michele Skatar e viene fischiato 2 minuti ai danni di Braz per un'interferenza. Vediamo che l'allenatore chiede il perché, il motivo dell'esclusione. Quindi si riparte, 2 minuti, prima superiorità numerica del match in favore della formazione bolzanina. Quindi si può partire con Andreas Kammerer che scarica verso Dejan Turković. Bolzano cercherà di andare a
a concludere. Vediamo 2 minuti di superiorità numerica, non vengono neanche segnati dal tabellone elettronico. E ancora Kiepuski che interviene così su Andreas Kammerer, grande parata del portiere polacco, 5 interventi per lui in questi primi 6 minuti. E ancora il Bolzano che prova ad attaccare con Michele Scatar. E questa volta Michele Scatar al 6-16 segna la prima rete del Bolzano con una grandissima conclusione. Imparabile, si infila alle spalle di Kiepuski. Quindi si riparte con il Bolzano che sblocca il risultato. Prima rete di Michele Scatar. Quindi Pereira, e questa volta sbaglia il passaggio, e qui sbaglia invece anche il passaggio Giulio Venturi e recupera palla Alan Pereira. Un errore da una e un errore dall'altra, prima fallo di piede abbastanza evidente di Brzic, poi il Bolzano aveva la possibilità di andare in contropiede, ha sbagliato tutto Giulio Venturi consegnando la palla a Pereira. Quindi 3-1 in favore della formazione del Sassari, che attacca in questo momento con Bruno Brzic, 7-12. Vediamo ancora, e questa volta segna Viera, quindi 1-4. Viera è riuscito a segnare la sua prima rete, finora tutti giocatori diversi in questi primi cinque gol del match. Adesso è Turković che dà verso Udovicic, squadra di nuovo al completo, rientra Braz, e questa volta Dejan Turković accorcia ancora, il capocannoniere di questo campionato, ricordiamo Dejan Turković, classe 1987, questo giocatore che ha fatto la fortuna del Bolzano in tutti questi anni, uno degli artefici del ciclo vincente, lui al pari di Mario Sporcic, di Sonnerer, prima ancora ovviamente di Hannes Innerebner, Lucas Waldner, questi sono i giocatori simbolo del Bolzano degli anni d'oro, degli anni, ricordiamo gli anni degli scudetti, dove fischiato uno sfondamento in attacco, quindi si può ripartire. Turković verso Mario Sporcic, subisce l'intervento di Taurian. Mario Sporcic quindi finisce la seconda fase, quindi può ripartire il Bolzano. Kammerer ancora indietro, esce Sporcic, entra anche Erik Udovicic, per cui Bolzano si presenta con la sua formazione titolare. Ancora Turković, Udovicic ancora verso Dejan Turković, dà la conclusione, nulla di fatto, si era spostato nella posizione di pivot Rossignoli, ma si può riportare avanti il Sassari. Ancora Pereira subisce uno strattone da parte di Giulio Venturi, viene così ammonito anche lui, quindi si riparte. 9-13, se ne è andato un terzo praticamente quasi della prima frazione di gioco. Ricordiamo il punteggio vede la formazione del Sassari avanti 4-2 qui a Bolzano. Una partenza in salita per il Bolzano che è andato subito sotto 3-0 con errori, ma soprattutto con un grande Kiepuski, autore di 5 interventi tutti decisivi in questi primi minuti. Adesso è Viera, ancora verso Pereira verso Bruno Brzic, verso Viera, verso Nardin, duettano ancora, cerca l'attacco veloce, la formazione, la soluzione, finta di corpo, e questa volta c'è un'invasione di Braz, per cui nulla di fatto, si può ripartire il Bolzano. Scattar, Michele Scattar ancora, vediamo l'uno contro uno, è entrato anche Marzocchini in fase difensiva, verso Rossignoli, e questa volta Kiepuski interviene, ma gli era stato fischiato anche un'invasione a Rossignoli, e adesso entra Greganic, Rossignoli preferito in questi primi minuti Rossignoli, dicevamo, preferito a Greganic è entrato in questo momento sul terreno, adesso scambia la palla con il numero 18 Taurian, per cui si può ripartire, azione d'attacco in favore della formazione del Sassari, ancora con Bruno Brzic, il playmaker della formazione, da verso Viera, ancora gira verso Brzic, la da verso Braz,
perde palla, grande intervento adesso contropiede del Bolzano, vediamo questa volta altro grande intervento di Kiepulski, vanificato dall'intervento falloso ai danni di Sonnerer, per cui si può ripartire con un 9 metri in favore della formazione bolzanina. C'è da dire che il portiere polacco del Sassari è il mattatore in questi primi 10 minuti, 7 interventi per lui. Ancora verso Udovicic, Michele Skatar, Turković. Qui era stato cinturato Bruno Brzić, cintura netta, vediamo che è terminato a terra Pereira. Quindi si riparte 11-31, 2-4 Bolzano per accorciare. Solo due reti in questi primi 10 minuti della formazione bolzanina, segnate da Turković e da Skatar. Perde palla, e vediamo Braz che va in contropiede e segna il gol. Braz, ma ennesimo errore bolzanino in fase di impostazione. Adesso Turković, Udovicic, da verso Greganić, e Greganić segna e accorcia, quindi siamo sul 3-5. Prima rete di Greganić nel match, fase concitata, aveva perso palla Turković, era involato Braz e aveva segnato in contropiede la rete del 5-2, subito dopo Greganić ha beffato Kiepulski, per cui torna di nuovo a meno 2 il Bolzano. Brzić, ancora Bruno Brzić verso Vieira, Taurian tenta di andare via, Pereira, questa volta la conclusione termina fuori, quindi si può ripartire. Mario Sporcic, vediamo il Bolzano che avvia la seconda fase. Sporcic verso Michele Skatar, ancora Skatar, subisce fallo anche se la sua conclusione era terminata in porta, quindi hanno fischiato ovviamente prima gli arbitri, per cui nulla di fatto. Si riparte col Bolzano in possesso palla, svanita la seconda fase, quindi si parte con l'attacco organizzato. Erik Udovicic che dà verso Turković, Michele Skatar, Dejan Turković, pressato, grande conclusione, e accorcia sul 4-5 ed è anche il primo giocatore ad andare in doppia cifra, quindi due reti per Dejan Turković, 13-25, il Bolzano accorcia ancora, dopo un avvio da dimenticare, in questi ultimi minuti la formazione biancorossa di casa si sta rifacendo sotto, ricordiamo era sotto 3-0 dopo i primi 5 minuti, adesso sono 4-5, quindi un parziale di... Questa volta interviene molto bene anche Hermones, anche se la sua parata era stata vanificata dal fischio iniziale, ma probabilmente se non parava il gol veniva convalidato alla formazione del Sassari. Si riparte ancora Brzić, vediamo Bruno Brzić da verso Vieira, ancora Brzić, questa volta difende molto bene, fischiato un fallo in attacco alla formazione bolzanina. Davide Campestrini ha subito l'intervento, quindi si riparte con Vieira, tenta la conclusione, difende molto bene il muro bolzanino, quindi ancora in avanti Brzić, grande Kempa, però è stato fischiato l'intervento, aveva colpito Taurian, aveva colpito al volto Hermones che comunque aveva compiuto un grande intervento, quindi il possesso palla al Bolzano, sono andati 14-51, quindi metà della prima frazione di gioco se n'è andata. Quindi il Bolzano ha la possibilità di riportarsi sotto. Si riparte con Dejan Turković, Erik Udovicic, Marin Greganić. Diciamo questa è la formazione
titolare del Bolzano in questo frangente, anche Rei Kudovicic verso da Michele Skatar. Tenta l'attacco organizzato il Bolzano. Turković bloccato da Braz, scarica ancora, vediamo verso Greganic. Non sbaglia Marin Greganic, seconda rete per lui, il Bolzano che raggiunge la parità. Bruno Brzić, Bolzano in fase positiva, infatti l'allenatore del Sassari vuole vederci chiaro, al 15:38 chiama time out, un Sassari che conduceva 5-2, ricordiamo, dopo la rete di Braz, il parziale di 3-0 della formazione bolzanina, e si riporta così sul 5 pari, partita riaperta, rimessa in equilibrio dopo una partenza da dimenticare della formazione del Bolzano che si è trovata sotto per 3-0 dopo veramente pochi minuti con delle grandi interventi del portiere Kiepulski. Dopodiché il Bolzano piano piano, l'MLM ha iniziato a recuperare, ha recuperato grazie anche all'innesto, l'ingresso di Marin Greganic in campo, autore di due reti molto importanti, due reti da parte di Turković, una rete per quanto riguarda Michele Skatar. Invece per quanto riguarda le marcature del Sassari, dopo questi primi 15:38 abbiamo una rete di Braz, una di Giovanni Nardin che è stata anche la prima del match, una rete di Pereira, una di Taurian e una di Vieira, quindi 5 marcatori diversi per quanto riguarda la formazione del Sassari, mentre per quanto riguarda la formazione del Bolzano abbiamo due giocatori in doppia cifra con Turković e Greganic con due marcature e Michele Skatar con una rete. Adesso è tutto pronto per ripartire. Fa il suo ingresso in campo anche Stabellini, lo vediamo ex Pressano, ricordiamo Stabellini, il popolare Stabbo, giocatore della nazionale italiana, uno dei talenti più cristallini della pallamano azzurra degli ultimi anni, Riccardo Stabellini, ce lo ricordiamo anche tra i fornelli in quel di Sassari, lavora come cuoco in un ristorante. Ancora Stabellini e questa volta la sua parata, il suo intervento, fa una parata Hermones molto bella, ma c'è il suono della sirena, probabilmente i cronometristi hanno fatto partire la sirena, per cui è suonata la sirena senza motivo. Vediamo come si parte con la palla al Bolzano per l'intervento compiuto da Pedro Hermones, quindi considerata parata, quindi si può ripartire. Vediamo che un attimo è fermo perché stanno cercando di sistemare il cronometro i signori arbitri, si è giocato 15 minuti e al 16° proprio è partito. Conciliamolo, 5-5, si ripartirà col possesso palla alla formazione biancorossa del Bolzano che ha la possibilità di portarsi a condurre per la prima volta in questo match. Non si capisce cosa stia succedendo al tabellone elettronico, queste pause sono dannose per i giocatori che ovviamente spezzetti la partita in questa maniera. Il tabellone elettronico segna 0-0-6, perdonatemi la battuta, se fosse stato 0-0-7 potevamo chiamare James Bond, che poteva essere stato lui quindi 0-0-6 e 5-5.
momento di stasi del match. Si riparte col tabellone che ovviamente non funziona, ma si riparte in questo momento col Bolzano in avanti. Vediamo ancora Michele Skatar verso Dejan Turković, ancora Skatar, interviene Stabellini in difesa. Fischiato un cartellino a Pereira. Vediamo che il commissario ammonisce anche, fa ammonire l'allenatore del Sassari. Piano piano sta andando avanti anche il tabellone elettronico, 23 secondi, c'è un po' di confusione in questo momento in campo. Quindi si può partire. Udovičić ancora verso Sonner, verso Turković, Udovičić entra e grandissima rete di Erik Udovičić, che toglie le ragnatele, segna la sua prima rete del match. Rete molto bella da circoletto rosso. Quindi Bolzano che conduce per la prima volta in questo incontro per 6-5. Abbiamo ancora Brzić verso Vieira, grande conclusione e c'è subito il pareggio di Vieira per quanto riguarda la formazione del Sassari. Quindi siamo su 6-6. Mario Sporcic ancora verso Turković, Greganić, vediamo Greganić, non sbaglia neanche lui, Marin Greganić, 3-3 dall'ala, tripletta di Greganić in questo primo tempo, tre conclusioni, tre gol per lui. Forte ala croata, giovanissima ala che quest'anno qui a Bolzano sta facendo molto bene. Adesso il Sassari con Stabellini, Brzić, Vieira, ancora Stabellini verso Vieira, vediamo Brzić, questa volta interviene molto bene in fase difensiva Michele Skatar. Si riparte con Brzić, scarica Stabellini, Stabellini finta di corpo, nulla da fare, Vieira scarica all'ala e questa volta interviene molto bene Hermones, paratona di Hermones e poi Bolzano che allunga ancora. Quindi il Bolzano allunga al 18-32 sull'8-6. Quindi Brzić, Brzić ancora verso Stabellini, Stabellini tenta di incugnarsi, la dà alla Nardin, Nardin autore della prima rete, segna anche l'8-7, accorcia Nardin, quindi si riporta meno uno la formazione del Sassari. Turković ancora, vediamo che va via, da Skatar, ancora Skatar, tenta contro 1-1, subisce fallo da Braz. Quindi nulla di fatto, svanita la seconda fase per quanto riguarda la formazione ancora verso Michele Skatar, ruba palla, vediamo cosa succede, fischiato un intervento, è stato fischiato un intervento dagli arbitri, vediamo un attimo. Cartellino rosso ad Hermones, a sorpresa, cartellino rosso e blu ad Hermones per un intervento, cartellino blu Hermones, questa è una decisione che al Bolzano costerà carissimo, può costare caro
ma una decisione che è tutta da rivedere, perché non, francamente non ci è sembrato che ci fossero gli estremi. Cartellino rosso e cartellino blu. Quindi nulla di fatto, è entrato in porta Rottensteiner per il Bolzano. Sarà lui che dovrà giocarsi i restanti 40 minuti di gioco. Vediamo Rottensteiner contro Pereira, 8-7 in favore della formazione bolzanina. Vediamo tiro dai 7 metri. Ci vorrebbe una parata del portiere bolzanino, ma invece Pereira accorcia sull'8-8. Adesso la partita si fa in salita per la formazione biancorossa, senza il portiere titolare, con l'uomo in meno. Cerca l'attacco Turković, Skatar, ancora verso Dejan Turković, Sonnerer, si alza Skatar verso Udovic, subisce fallo, intervento e 2 minuti ai danni di Riccardo Stabellini, 2 minuti. Quindi tiro dai 7 metri, il Bolzano potrebbe portarsi a condurre. Ancora Dejan Turković, tiro dai 7 metri contro Kiepulski, vediamo Turković e segna, non sbaglia, Bolzano si riporta avanti con la terza rete personale di Dejan Turković, 9-8 Bolzano al 20° minuto, quindi 10 minuti ancora nel corso del secondo tempo. Il tabellone elettronico ovviamente qui dello stadio è fermo, non fa i capricci, ci sono i giocatori che chiedono, c'è parecchia confusione in questo momento qui a Bolzano. Adesso Brzic ancora, deve difendere molto bene la formazione bolzanina, ruba palla Turković e lancia e segna il 10-8. Turković da porta a porta, gol importantissimo, quarta rete per lui. Bolzano si riporta più 2, Bolzano con l'uomo in meno, 2 gol segnati. Starà facendo veramente la prestazione, il Bolzano è chiamato senza il suo portiere, è una prestazione d'orgoglio. Brzic e questa volta accorcia. Primo gol di Brzic. Ovviamente non si devono far tirare giocatori da fuori. Oggi la difesa deve costretta a un super lavoro. Quindi Bolzano torna di nuovo più 1, 10-9 in favore della formazione bolzanina. Adesso è Udovicic. Si gioca ancora senza portiere per i 2 minuti, ancora Udovicic, entra Rossignoli, quindi se ne sono andate i 2 minuti di penalità. Ancora Turković, vediamo, si alza il braccio del passivo, Turković verso Skatar, e Skatar segna 11-9, quindi terzo gol per Michele Skatar, 3 gol per Greganic, 3 per Skatar, 4 per Turković. Bolzano conduce 11-9, ricordiamo, Bolzano senza Pedro Hermones, espulso 3 minuti fa circa per un intervento che francamente vorremmo rivedere anche per capire cos'è successo. Probabilmente hanno chiamato un intervento di parata di mano da fuori aria, perché questo è quello che hanno, sembra abbiano mimato gli arbitri, e questa volta conclude alto Viera, quindi sfumata l'azione, seconda fase del Bolzano, Michele Skatar va via, l'uno contro uno, conclusione, parata di Kiepulski, ma possesso palla che rimane al Bolzano. Quindi Michele Skatar ancora, Turković, Udovicic, ancora verso Skatar, Udovicic, Turković, uno contro uno contro Brazza, ancora Skatar, la dà verso Sonnerer, questa volta para Kiepulski, che dice di no così a Sonnerer,
si ricambia, esce Campestrini ed entra Stabellini. Quindi Stabellini, Taurian, esce Pereira e entra Viera. 11-9 Bolzano, aveva la palla di portarsi a più 3. Stabellini ancora. Vediamo Bruno Berzic bloccato da Giulio Venturi. Grande intervento difensivo Giulio Venturi e Sonnerer. Stabellini si alza il braccio del passivo. Viera, Stabellini, questa volta bloccato 2 contro 2. Ancora verso Stabellini, conclusione, canna parata, e questa volta compie il primo intervento Rottensteiner, intervento risolutivo. Turković in contropiede, ancora verso Dovicic, verso Marin Greganic, e questa volta non sbaglia Marin Greganic, 12-9, 4 su 4 per Marin Greganic. Il Bolzano allunga più 3. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, siamo al 25esimo, Bolzano conduce 12-9. Ancora Stabellini, Brzic, Viera, ancora Brzic, deve difendere il Bolzano come ha difeso finora. Ancora Viera, attenzione Viera che tenta l'1 contro 1 e questa volta segna, accorcia e prendono 2 minuti a Giulio Venturi. Viera è riuscito ad accorciare al 12-10 e 2 minuti ai danni di Giulio Venturi, quindi il Bolzano si ripropone adesso sul più 2. Si spera che nel secondo tempo sistemino il tabellone elettronico, perché anche così i giocatori fanno veramente difficoltà a capire quanto in realtà manca al termine del match. Bolzano che va con Skatar, Udovicic, Turković ancora, vediamo l'uno contro uno verso Michele Skatar, braccato da Braz. Skatar ma compie un grandissimo intervento, la sua 10ª parata, Kiepulski che dice di no, attenzione Bruno Berzic, tenta di andare uno contro uno, Stabellini interviene molto bene, Skatar e poi Sonner, ma viene fischiato un fallo ai danni della formazione. Quindi si riparte con Berzic, Stabellini, Viera, Taurian riceve ed ancora verso Viera, ancora verso Stabellini tenta l'uno contro uno, va via e questa volta accorcia ancora 12-11. Prima rete di giornata di Stabellini. Quindi il Bolzano da più 9 subisce un controparziale a più 1 quando mancano 4 minuti al termine della prima frazione di gioco. Ancora senza fretta cerca di impostare la formazione bolzanina. Udovicic verso Sonnerer, verso Turković. Ancora verso, grande passaggio, Noluk questa volta interviene così, ma Sonnerer riesce a rubar palla e segna ancora. Gol importante, caparbietà di Sonnerer, che Puschi è riuscito a intervenire. Sonnerer ha rubato palla e ha segnato un gol molto importante. Il Bolzano si porta avanti di 2. Quindi Bolzano conduce 13-11. Quindi Stabellini, 3 minuti al termine della prima frazione. Attenzione Viera verso Taurian verso Rottensteiner. E accorcia sul 13-12. La formazione del Sassari. Gladiatoria la formazione Bolzano, ricordiamo che Rottensteiner è il secondo portiere che avrà veramente giocato pochi minuti in tutto il campionato, anche nell'assenza di Hermones. Il Bolzano aveva 2 minuti al termine, ci dice il commissario alzando il dito. Quindi Udovicic
verso Skatar, ancora verso Turković. Turković cerca l'uno contro uno, la dà verso Sonnerer, ancora verso Udovicic, altro abbraccio del passivo, e questa volta ancora Kiepulski compie un super intervento, dodicesima parata di Kiepulski in questa prima frazione. Dicevamo, Rottensteiner è chiamato a un super secondo tempo, il Bolzano dipende molto anche dalle sue parate, finora un intervento per lui, ne aveva presi 5 in precedenza Hermones, adesso si ripropone Brzic, Taurian, ruba palla molto bene la difesa del Bolzano, quindi ancora Turković, lancia verso Mario Sporcic, viene bloccato così da Pereira, quindi finisce la seconda fase e può ripartire l'attacco organizzato della formazione bolzanina. Turković, manca, siamo entrati più o meno nell'ultimo minuto di gioco. Turković verso Skatar, viene chiamato il time out del Bolzano, manca esattamente circa un minuto al termine della prima frazione, ricordiamo il Bolzano conduce 13-12, partita che si è infiammata a un certo punto con l'espulsione di Pedro Hermones, il Bolzano si trovava avanti 8-7 al momento dell'espulsione di Pedro Hermones e sta tenendo duro, sta tenendo testa alla formazione del Sassari, che ovviamente ha il vantaggio di non avere di fronte il portiere titolare della formazione del Bolzano, un Bolzano che comunque con Greganic, autore di 4 gol, Turković 4 gol, 3 Michele Skatar, sta facendo il suo, sta conducendo l'incontro e adesso anche la possesso palla per chiudere davanti la prima frazione. Ricordiamo 13-12, time out, manca poco più di un minuto al termine del match, della prima frazione di gioco. Si riparte col Bolzano, possesso palla, Turković, ancora Turković, Skatar, Udovicic, e questa volta rigore fischiato, Kiepulski era riuscito a intervenire anche in questo momento, è riuscito a intervenire ma Greganic ha subito fallo, per cui tiro dai 7 metri per il Bolzano. E Dejan Turković, un 7 metri molto importante, il Bolzano deve continuare a tenere la testa avanti in questo match, per cui Spanu contro Dejan Turković, vediamo, Dejan Turković segna e il Bolzano si riporta avanti, Dejan Turković, quinto gol per lui. Tabellini, adesso è il Sassari che cercherà di riportarsi. 20 secondi al termine, quindi potrebbe concludere avanti di due. Vediamo Bruno Brzic da verso Stabellini. Stabellini ancora verso Viera. Fischiato ancora l'intervento. Vediamo che può ripartire. Si torna indietro. Finito il primo tempo, è terminato 14-12, quindi l'ultima conclusione non era valida, quindi Bolzano conduce 14-12, partita che si è infiammata a un certo punto quando è stato espulso il portiere Hermones, il Bolzano sta tenendo testa, per cui Bolzano conduce 14-12, ci sentiamo fra 15 minuti per la seconda frazione di gioco.
Thank you.
ho detto, buon dia, una giornata, sì. Prima dell'1 e mezza non vediamo via. Dobbiamo fare solamente... Hai visto? No, capito, ma per quello io vi dico, guarda, quando fa queste cose, lì fanno con l'acqua alla gola. No, noi veniamo prima di questo, va, non volete farlo a fare. No, ho capito, Walter, ma cosa faccio? Ho visto la palla a mano? Ho visto la roba tutto, puoi aver tutto, Hai visto la roba? No. Guarda se le date, se va bene, mi ha mandato le link delle date. Ma adesso perché? Ah, perché hanno cancellato e su Facebook non si può mettere sul sito del Bolzano. Cosa c'è meno il secondo te? No, no, perché non possiamo, non si esce con la linea, non c'è linea. E con un telefonino neanche. Non posso. Se tu mi metti con il telefonino, fai così, sì. Non ha senso di. Non so neanche sulla federazione. Io ho detto, all'interno del senso della linea, ovvio, ma la colpa è allora la colpa è del fuoco. Sì, normalmente l'altra volta c'era questo volta non c'è. Se era la partita Bolzano, poi era alle 3:30, tutti lavoravano, con questo non c'è quello. Quello che io dico sempre è che il big match devi anticiparlo in quel giorno, così tutti te la vogliono vedere. Quindi hai uno spirito di 10 volte più spettatore. Allora prenderà la bella multa pure. Sì, no, ma giustamente, io spero. Guarda, da 20 anni che devono mettere un nuovo pavimento. Tirare la linea, mettere il wifi. No, si può partire. Speriamo che funzioni almeno. Tutto pronto per la seconda frazione di gioco, ricordiamo che parte col Bolzano avanti per 14-12, Bolzano penalizzato dall'espulsione di Pedro Hermones quando si trovava avanti sull'8-7 a circa 10 minuti al termine della seconda frazione, della prima frazione, un'espulsione che vorremmo poi rivedere, approfondire, perché c'è stato un intervento difensivo di Braz che ha rubato palla a Michele Scattar, si è involato in contropiede. A un certo punto Braz si è fermato come se volesse far sì che intervenisse qualcun altro, perché toccando palla lui faceva doppio, nel frattempo Hermones stava uscendo, lui ha preso palla, gli è caduto addosso ad Hermones, gli arbitri sono intervenuti. Se effettivamente fosse stato doppio come doveva essere, e questo è da rivedere, probabilmente l'azione era nulla, perché doveva essere stato fischiato prima il doppio e poi l'intervento di Hermones. Hermones è stato probabilmente anche ingenuo a franare addosso a Brazzo, Brazzo è stato furbo a buttarsi addosso ad Hermones. Resta di fatto che il signor Emanuele Castagnino non ci hanno pensato su un attimo, hanno estratto cartellino rosso e cartellino blu ai danni del portiere bolzanino, e adesso il Bolzano si trova costretto a giocare tutta la seconda frazione con Rottensteiner, che tra il resto ha compiuto un intervento in questi ultimi 10 minuti. Dal canto loro il Bolzano si può ripartire, con il Bolzano conduce, ecco che parte la seconda frazione di gioco con Bolzano avanti 14-12, primo possesso per il Bolzano. Quindi Udovicic, Greganic, Turković, Skatar, Sonnerer, Kammerer come pivot, ancora Sonner che viene su da Udovicic, ancora lancio lungo verso Greganic e segna Greganic, gol importantissimo, il primo di questo secondo tempo. Il Bolzano allo 0-32 si riporta più 3
con la quinta rete di Marin Greganic, top scorer per lui, 5 su 6 al tiro per Marin Greganic. Quindi Bruno Brzić che imposta Viera, Brzić, Braz, Stabellini, bloccato così, ancora Viera, Stabellini tenta di penetrare e segna, si riporta meno 2 Stabellini, Greganic ancora e non sbaglia, Marin Greganic ancora segna la rete del 16-13, sesta rete per lui, quindi rimangono più 3 le reti, 1-19 in questo secondo tempo, quindi Stabellini Brzić, ancora Bruno Brzić tenta l'uno contro uno, viene bloccato da Giulio Venturi, Viera, Brzić, ancora Brzić, colpisce il palo e interviene contropiede, vediamo Marin Greganic che si invola e Marin Greganic porta il Bolzano a più 4 al secondo minuto, 7 reti per Greganic, ruba palla Sonnerer, fase positiva al Bolzano, Turković contropiede, ancora questa volta sbaglia l'intervento, il passaggio, un peccato, poteva andare a più 5 il Bolzano, Dejan Turković aveva la doppia possibilità, andare in porta, vediamo Viera, e questa volta accorcia Viera, peccato, il Bolzano aveva la possibilità di andare avanti, scatta ancora verso Turković, va via, grandissimo gol di Erik Udovičić, Bolzano si porta 18-14, seconda rete per Erik Udovičić, partita che si è fatta spettacolare, ricordiamo partita che vale il secondo posto perché in caso di vittoria della formazione bolzanina si riaprirebbe il discorso, in caso di vittoria del Sassari, questa volta Viera conclude alto, quindi si può rilanciare, Udovičić, grande passaggio e Giulio Venturi allunga ancora, Bolzano più 5, Venturi, gran gol, ma grande passaggio no look di Erik Udovičić, quindi Bolzano si porta a condurre. a 14, più 5 per il Bolzano, chiamato subito time out in questi 3.36, c'è stato grande azione del Bolzano, adesso anche quest'ultima marcatura di Giulio Venturi imbeccato da Erik Udovičić. Kiepulski ha abbassato anche la percentuale delle sue parate, ricordiamo il primo tempo, il portiere polacco autore di 13 interventi in questa seconda frazione ancora non ha compiuto interventi, il Bolzano è riuscito in questi primi 3 minuti e 36 a operare un break importante portandosi ovviamente dal 14-12 col quale sarà chiusa la prima frazione a 5, un parziale di 5-2, quindi conduce per 19-14. Quindi si può ripartire, Braz, Campestrini proverà a giocare col doppio pivot e senza portiere la formazione del Sassari. Vediamo Brzić ancora verso Viera e interviene molto bene la difesa bolzanina. Turković va via,
Vediamo Braz che lo marca verso Erik Udovičić e questa volta interviene Spanu. Grande intervento di Spanu che è al posto di Kiepuski. Fischiato un tiro dai 7 metri per una difesa in aria di Sonnerer. Peccato, il Bolzano aveva la possibilità di allungare ulteriormente. Il portiere Spanu ha compiuto un bellissimo intervento su Erik Udovičić che reclama per aver subito un evidente fallo. Vediamo Pereira contro Rothensteiner. E Pereira accorcia 19-15. Quindi Turković verso ancora e questa volta girellone di Erik Udovičić, gran bel gol che beffa così Spanu. Udovičić segna veramente gol molto molto belli. Adesso Viera verso Brzić, ancora verso Stabellini bloccato così da Martin Sonner, grande difesa del Bolzano. 5 e 35, 20-15, Stabellini, attenzione Viera, e questa volta segna 20-16, torna. Interviene la difesa così della formazione del Sassari che recupera palla. Viera, scampato il pericolo al momento per la formazione bolzanina. Esce Rothensteiner, entra Kammerer. Greganic, possesso palla. Greganic, Udovičić, Skatar, Bolzano in inferiorità numerica ancora verso Piede, fallo di Piede chiamato a Taurian. Turković aveva cercato di servire Kammerer, ancora Turković, ancora verso Erik Udovičić, subisce l'intervento di Marzocchini, ancora Udovičić da verso Turković e Kammerer segna un grandissimo gol, importantissima la rete di Kammerer, e interviene così Rothensteiner. Grande intervento di Rothensteiner che rientrava, per cui settimo intervento per Rothensteiner. Bolzano rimane a più 3 e ha pure il possesso palla. Gran gol di Kammerer. Gol importante da pivot di razza di Andreas Kammerer. Turković ancora, questa volta sbaglia. 2 minuti a Greganic. Questi arbitri anche qui in questo caso, era una simulazione più che evidente quella di Pereira che si è lasciato cadere come si era lasciato cadere Braz nel corso del primo tempo e gli è stato fischiato 2 minuti che potevano essere evitati ed evitabili. Vediamo adesso il commissario che non è stato seduto un momento e 2 minuti anche alla panchina del Bolzano, quindi Bolzano giocherà in 4 adesso. Il commissario forse è meglio che... Vediamo. Quindi Bolzano in 4. La partita che poteva prendere una piega a 2 minuti fischiati ai danni della panchina dopo i 2 minuti a Sonner. Attenzione, il Bolzano che si ripropone. Taurian e questa volta accorcia 27-25. Diventa veramente difficile così per il Bolzano attaccare. Entra Sporcic. Ovviamente 2 minuti interi da giocare
Questa era un'evidente difesa in aria, non vista. Ci dispiace sottolineare questi errori. E questa volta ruba palla, e questa volta Braz tutto solo. Accorcia sul 27 al 20. Come rovinare una partita. Bolzano 27-24, stava giocando, tenendo il campo con autorità, due minuti fischiati evitabilissimi, prima uno, poi alla panchina, e questa volta allunga ancora Michele Scatar, praticamente da solo si è inventato un'azione, tutto solo, uno contro uno. Bolzano torna più due, 28-26, difende in quattro, Viera ancora verso Taurian, è entrato ancora verso Viera, ancora verso, due minuti anche Mario Sporcic. Quindi Bolzano che sta accumulando minuti uno dietro l'altro di penalità. È rimasto a terra . Vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere Taurian. Due minuti fischiati ai danni di Mario Sporcic. Bolzano che sta giocando in 4 contro 6 da due minuti, è riuscito pur in 4 ad allungare ancora con Michele Scatar. Si tratta proprio di Taurian che era rimasto a terra. Adesso ci vorrebbe il miracolo di Rottensteiner contro Alan Pereira. Vediamo Pereira, finora fallino inceccabile dai tiri dai 7 metri contro... Vediamo... Segna, accorcia sul 28-27. Adesso qua ci dovrebbero essere i due minuti per Taurian, perché se è intervenuto il medico lui dovrebbe uscire per tre attacchi. In realtà lui è in campo. Questo, ricordiamo, era stato fischiato Merano a Siena, se non sbaglio, era stato costretto ad uscire per tre attacchi e tre difesa. Taurian è qui che difende. Anche questo fatto, se dovrebbe uscire per tre attacchi e tre difese. Quindi si riparte 28-27, 9 minuti da giocare. Vediamo ancora Marzocchini che riesce a intervenire, a difendere così. Kammerer, ancora lui! Grande gol di Kammerer, 29-27, il Bolzano riesce a mantenersi avanti, segna subito Braz, 29-28, 9 minuti al termine. Partita che si fa veramente incandescente, rovinata, purtroppo, vediamo, viene fischiato. Quindi si riparte, Bolzano in attacco con Turković, Turković ancora, Kammerer verso Dovicic, ancora verso Skatar. Questa volta subisce l'intervento fialloso, quindi si riparte da 9 metri, 21 e 48, mancano esattamente
9 minuti al termine, anzi 8 minuti al termine in questo momento. Turković subisce l'intervento di Brazzi, viene fischiato, ancora Turković, si alza il braccio del passivo, Turković scatta, Turković ancora, e questa volta un gol di Dejan Turković, di quelli che pesano come macigni. Sotto il passivo chiamato aveva solo una possibilità, quella di tirare. E ha tirato. 22-40, 30-28, Bolzano conduce di 2. Berzic, ancora Berzic verso Viera, verso Stabellini. Stabellini, palla persa, recupera la palla Rottenstein, la dà Giulio Venturi. E si riparte, Udovicic avanza. Udovicic tenta l'uno contro uno contro Tauriani, la dà Giulio Venturi. Giulio Venturi viene braccato così da Tauriani, recupera palla, quindi può ripassare il Bolzano. Ancora con Skatar, Skatar verso Udovicic. E questa volta Erik Udovicic segna un gol e rimane a terra Tauriani. Vediamo. Vediamo cos'era successo, Tauriani è rimasto a terra, Udovicic probabilmente era braccato di vincolantosi, lo ha colpito, poi l'azione è andata avanti, lui ha segnato, rimane a terra Tauriani. Speriamo che non si tratti nulla di grave, vediamo che si rialza. Vediamo che sanguina. È stato colpito probabilmente da Erik Udovicic divincolandosi, 31-28. Partita che si è veramente nervosita. Questo mimano il gesto della gomitata ai danni di Tauriani. Purtroppo l'incontro. Vediamo che adesso va Tauriani a far vedere al commissario la bocca insanguinata, il commissario che non è stato seduto un attimo, vediamo, ha avuto il bel da fare oggi per gestire la partita anche lui. Anche questo è un episodio da moviola, il classico episodio da moviola. Vediamo Oba Mbaye, il dottore. Quindi 23-19, il Bolzano si porta più 3, partita infinita. Vediamo 2-4-6, parità numerica ripristinata. L'incontro è ancora sospeso. Stanno aspettando il medico che è andato a prendere per disinfettare probabilmente Tauriani. Tauriani che ricordiamo era rimasto per terra 2 minuti prima in fase d'attacco. Poi era rientrato ed era subito, si era occupato il suo posto in campo quando poteva in realtà magari saltare i 3 attacchi e 3 difese quando c'è l'intervento del medico. Ma oggettivamente oggi c'è molta confusione in campo. Vediamo che il medico va a prendere la borsa probabilmente per curare il giocatore Tauriani. Qui si può ripartire. Si parte 23-20, 31-28, gioca senza portiere con l'uomo di movimento più, doppio pivot per la formazione del Sassari. Berzic, Stabellini, Berzic, Viera, Berzic, Stabellini, conclusione che termina alta, subisce l'intervento e qui c'è il tiro dai 7 metri. Braz lascerà a Viera,
tiro dai 7 metri, 23-47. Vediamo Vieira contro Rottensteiner, Pereira contro Rottensteiner, e questa volta era riuscito a pararla, ma la palla termina comunque in rete. Accorcia 31-29 Pereira. Adesso è il Bolzano in possesso palla, ed è entrato Kiepulski dopo che Spanus aveva occupato per 20 minuti. Kiepulski decisivo nel primo tempo. Ancora Kammerer, Turković, marcatura, vediamo, nulla di fatto, difende molto bene la formazione, grande intervento difensivo di Sonnerer. Vieira, e accorcia Vieira, 31-30, torna di nuovo in partita al Sassari. Vediamo il Bolzano che ha avuto l'occasione, adesso un parziale di 2-0 a favore della formazione del Sassari, che si riporta a 31-30, mancano esattamente 5 minuti al termine del match. Skatar, Turković, Skatar difende molto bene, ancora verso Udovičić, si alza il braccio del passivo, e questa volta Michele Skatar con un sottomano di rara bellezza riesce a riportare più due il Bolzano. Si riporta avanti il Sassari, più due, 4:30 da giocare, partita molto molto bella, si sta infiammando in questo finale. Stabellini verso, ancora Vieira uno contro uno, Stabellini recupera molto bene la difesa bolzanina. Brazza era riuscito a recuperare palla, si ripropone avanti Erik Udovičić, torna indietro verso Turković. Si entra negli ultimi 4 minuti di gioco, 3:55, Bolzano opzione, Pereira. Fischiato un intervento di piede ai danni di Turković. Quindi si può ripartire. 20-16. Stabellini. Brzić verso Vieira ancora, vediamo che tenta l'uno contro uno. Interviene, secondo intervento molto bello del portiere, e questa volta riesce a intervenire Spanu che rientrava, peccato, poteva costruire meglio qui Turković l'occasione, era un'ottima occasione, era intervenuto Rottensteiner di piede, secondo intervento per Rottensteiner, ancora Stabellini, e questa volta purtroppo Rottensteiner la palla l'aveva intuita, ma si finisce tra le gambe, quindi 20-17, si porta più tre, ancora verso Giulio Venturi, riporta avanti il Bolzano, 21-17, torna più 4. Gol molto importante, due gol da pivot di Giulio Venturi. E adesso si ripropone avanti il Sassari, la partita è molto molto bella, 21-17, Bolzano più 4, 7-24 nel corso della seconda frazione di gioco. Bruno Brzić verso Stabellini, verso Vieira, difende molto bene il Bolzano, ancora verso Brzić, la dà verso Nardin, si torna indietro, Stabellini tenta l'uno contro uno, attenzione Skatar, e questa volta Bruno Brzić che accorcia sul 21-18. Si ripropone avanti il Bolzano, e qui segna il gol, e due minuti a Taurian, grandissimo gol di Erik Udovičić, altra girella importante per lui, il Bolzano mantiene 4 gol di vantaggio al 7:51. Sembrano trasformati i giocatori del Bolzano in questo secondo tempo, stanno veramente cercando di dare tutto quello che hanno, l'espulsione di Pedro Hermones gli ha decuplicato le forze. Sono 22-18, mancano, si entra nell'ottavo minuto di gioco, quindi ancora 22 minuti da giocare, più 4, Bolzano. Vieira, Brzić, Stabellini, ancora verso Vieira,
Brzic, Nardin, Stabellini, tenta di andare uno contro uno e interviene molto bene il portiere. Ennesima palla persa del Bolzano, era intervenuto molto bene Rottensteiner, questa volta ha sbagliato il passaggio ancora Dejan Turković, è il doppio passaggio che sbaglia, non è da lui commettere questi errori in fase di impostazione. Era l'opportunità per andare a più 5, non bisogna avere fretta quando si recupera palla, non bisogna avere fretta. Stabellini, Vieira, Brzic, ancora torna indietro, indietreggia Bruno Brzic, si eleva, gran conclusione, gran gol di Bruno Brzic. Quindi torna a meno 3 la formazione del... vediamo la formazione del Sassari. Grande lancio verso Sonner. Vediamo, ci sono due minuti a Campestrini per aver fatto fallo su Sonner, quindi tiro dai 7 metri a favore della formazione bolzanina. Dejan Turković contro Spanu, 22-19, 9-13 da giocare, giocati in corso di questa seconda frazione di gioco. Vediamo Turković contro Spanu, Spanu che si è disimpegnato bene in un paio di frangenti. Il commissario molto... ed è gol di Dejan Turković, sesta gol per lui. Bolzano torna avanti in più 4, 23-19. De Logu, Vieira, Brzic, Stabellini, Nardin. Ricordiamo il Bolzano in superiorità numerica. Si muove Nardin, De Logu, Brzic, Stabellini, ancora verso Brzic. Giocano praticamente in 5 la forma. Difende molto bene il Bolzano, adesso è rientrato Braz, quindi Brzic si alza il braccio del passivo, Bruno Brzic la dà verso Stabellini, Stabellini ancora verso Vieira, grande intervento di Rottensteiner e viene fischiato un tiro dai 7 metri, ma Rottensteiner è intervenuto molto bene, quarto a parata per lui. Quarto intervento di Rottensteiner e adesso dovrà anche difendersi dal tiro dei 7 metri di Pereira. Forse questa è stata la parata più bella compiuta dal portiere bolzanino in questo match. Pereira contro Rottensteiner. E questa volta non sbaglia Alan Pereira. Accorcia sul 23-20. Quindi tornano a essere più 3 le reti di vantaggio della formazione bolzanina. Udovičić, Turković, Udovičić, Skatar, ancora Skatar verso Erik Udovičić, verso Dejan Turković, Martin Sonnerer, ancora Turković, fa girare molto bene il Bolzano palla, Marin Greganić, grande pallonetto di Marin Greganić, e allunga ancora 24-20. Ottava rete per l'ala bolzanina, ottavo centro di Marin Greganić, 24-20, 11-10 giocati nel corso della seconda frazione di gioco. Bruno Brzic, Vieira, entra Taurian, Stabellini, Nardine, Braz, senza portiere ovviamente gioca il Bolzano. Adesso Brzic, ancora Brzic verso Taurian, Vieira, è entrato Spanu, Stabellini da verso Brzic e questa volta Brzic fa movimento e segna, accorcia 11-42. Vediamo due minuti ai danni di Pereira per proteste, ai danni. Sembra quasi che gli arbitri vogliano farsi perdonare dall'espulsione combinate ai danni di Hermones,
ovviamente la plateale è stata la protesta di Vieira, ci poteva anche stare i due minuti, francamente possono essere sembrati anche un po' eccessivi. Vediamo l'arbitro che parla col tavolo, due minuti a Vieira, a Pereira, quindi si riparte. Bolzano in superiorità numerica, Turković dà verso Skatar, ancora verso Udovičić, Turković, grande gol di Dejan Turković che riesce a indovinare l'angolo. Bolzano torna 25-21, settima rete per Dejan Turković, più 4 Bolzano, esce Spanu, entra Brzic, quindi ripristinata la parità di uomini, ovviamente senza portiere per la formazione del Sassari. 12-26 nel corso della seconda frazione di gioco, Bruno Brzic in postazione, ancora verso Vieira, vediamo Vieira, viene bloccato così e questa volta segna. Torna ad accorciare, sempre più 3 Bolzano. Udovičić, Turković, Skatar, si torna ancora indietro da Giulio Venturi, Giulio Venturi che fa entrare Andrea Skammerer, quindi seconda fase bolzanina andata. Ancora verso Udovičić, verso Michele Skatar, bloccata la sua conclusione, Nardin uno contro uno e questa volta accorcia 25-23. Quindi si porta a corcia la formazione del Sassari. Bolzano aveva avuto un paio di occasioni per allungare ulteriormente, questa volta in fase difensiva è riuscito a intervenire. Udovičić verso Skatar, termina fuori la palla, il passaggio di Skatar verso Greganić, attenzione, il Bolzano si riporta avanti e questa volta interviene molto bene Rottensteiner. Grande passaggio, Saunerer, Bolzano allunga 26-23, torna più 3, partita molto molto bella da una parte e dall'altra, azioni che capovolgimenti di fronte, è stato Rottensteiner, quinto intervento per lui ad avviare l'azione di contropiede conclusa e finalizzata da Martin Sonnerer. Brzic, adesso entra anche Campestrini, Taurian, Brzic, Taurian, Brzic, Taurian entra e interviene molto bene il portiere bolzanino Rottensteiner, sesto intervento per lui. Grande parata di Rottensteiner, questa volta veramente la decisiva. Ottimo intervento Turković, 14-50, se n'è andata la prima metà della seconda frazione di gioco, esattamente al quindicesimo, Bolzano che conduce, attenzione, Udovičić ha subito l'intervento, si riparte, il taglio di Greganić, chiamato time out a favore della formazione bolzanina, esattamente a metà tempo. ...26-23, ricordiamo secondo tempo che era iniziato con un break del Bolzano che si era portato a condurre addirittura sul 20-15, 19-15 dopo il 14-12, poi in questi ultimi minuti ha cercato con la tattica del doppio pivot la formazione del Sassari di riportarsi sotto, è riuscito ad accorciare fino al meno 2, ha avuto addirittura la possibilità di accorciare al meno 1, è stato molto bravo Rottensteiner ad intervenire per due volte, due interventi risolutivi di Rottensteiner, la lunga ancora del Bolzano 26-23 con l'ultima rete di Sonnerer e adesso possesso palla a favore della formazione bolzanina. Sono state molto importanti queste parate del portiere Rottensteiner perché hanno dato anche maggiore sicurezza a tutto il reparto difensivo del Bolzano che si sta chiudendo a riccio a difesa di questo esiguo vantaggio. Ricordiamo una partita molto molto importante questa per in chiave scudetto, perché la vittoria del Bolzano di fatto sancirebbe
per il Conversano una vittoria quasi certa per lo scudetto. Ricordiamo il Conversano che è fermo, non gioca, dovrebbe giocare a Merano questo pomeriggio. L'incontro è stato rinviato per della positività di un paio di giocatori del Conversano. Il Bolzano in caso di vittoria si avvicinerebbe al secondo posto occupato proprio dal Sassari, quindi è un incontro veramente da contenuti molto molto interessanti. Adesso il Bolzano si è ripartito, Udovici c'è ancora verso Dejan Turković, e questa volta la conclusione di Turković viene parata da Spanu, che la sporca e la devia fuori. Peccato, era importante portarsi a più 4. Fischiata alla rete e poi 2 minuti ai danni di Sonnerer. Pereira ha segnato il 26-24. Trattenuta evidente ai danni di Pereira da parte di Sonnerer, 2 minuti che ci stanno. Peccato perché il tiro ci sembrava tutt'altro che trascendentale. Quindi 26-24. Si riparte senza il portiere, con l'uomo di movimento in più entra Kammerer, Giulio Venturi all'ala. 15-42, Bolzano conduce solo di 2 reti adesso. Vediamo Udovicic, Skatar, ancora Erik Udovicic, già verso Turković, ancora verso Udovicic. Grandi blocchi di Kammerer da pivot. Si alza il braccio del passivo, si deve andare alla conclusione. Questa volta la conclusione termina molto alta della formazione del Bolzano. Attenzione che al Sassari ha la possibilità di accorciare almeno uno. Pereira, Vrzic, ancora Pereira. Si alza Pereira. Questa volta perde palla da solo, ma gli arbitri li fischiano un fallo. Oggettivamente non ci sembrano all'altezza la coppia arbitrale, con degli interventi abbastanza discutibili. Taurian, ancora Pereira, conclusione di Pereira che termina alta, per cui più 2. Palla molto importante questa. Kammerer, entrato Turković, Skatar ancora, la dà verso Dovicic, c'è ancora verso Turković, difende molto bene in questo momento, tenta sottomano. Questa volta è fischiato uno sfondamento. E questa volta accorcio a Braz, 32-31. Bolzano aveva la palla per portarsi avanti. Tutto da rifare, aveva la palla del più 3 e si torna a più 1 con palla in mano. Peccato, palla del più 3 del Bolzano, sciupata. È stato fischiato... probabilmente un'invasione, uno sfondamento, non si capisce, o dei passi. Sta di fatto che il tiro di Udovicic era terminato in rete. 26-42, quindi 3-18 ancora da giocare, un'eternità per un match come questo che è giocato punto a punto. Il Bolzano è stato praticamente avanti dopo essere stato sotto 3-0 nel corso della prima frazione. Era riuscito a portarsi su 6-5, il Bolzano avanti sempre, nonostante abbia perso Pedro Hermones per un'espulsione tutta da rivedere ancora sull'8-7, a un certo punto si era portato a condurre 19-15, quindi massimo vantaggio, recupero del Sassari, ma il Bolzano sempre capace a mettere il naso davanti con una o due reti di vantaggio. Adesso è un più 1, palla in mano per la formazione bolzanina. Per quanto riguarda il Sassari, partita buona, Chiepulski molto bene il primo tempo tra i pali, poi il secondo tempo sostituito da Spanu e rientrato adesso in questo frangente. Taurian colpito al volto poco fa da Erik Udovicic, è fuori. Tanti errori comunque da una parte e dall'altra. Adesso palla in mano al Bolzano, un Bolzano che ha tra i marcatori Greganic con 8 e Turković con 7. Si riparte, 3-15 da al termine. Vediamo Bruno Birzic che cerca di fare il marcamento uomo su Michele Skatar. Ancora Turković,
grande movimento di Kammerer in attacco, si alza il braccio del passivo, Erik Udovičić verso Turković. Questa volta subisce un fallo, scatta, non gli viene fischiato, Klepuski esce a intervenire, attenzione Viera, e questa volta pareggia 32-32 la formazione del Sassari a 2 minuti e 40 dal termine. Tutto da rifare per il Bolzano, che aveva dilapidato un patrimonio di 5 reti di vantaggio. Ancora Turković. Vediamo Marin Greganić. E questa volta Marin Greganić segna la sua nona rete personale e porta di nuovo avanti il Bolzano. 33-32 con Greganić quando mancano 2 minuti e 5 secondi al termine. Partita veramente molto molto bella, incandescente. Greganić 9 gol, top scorer. Entra Campestrini. Riesce Campestrini. Qui vediamo 2 minuti fischiati a Dejan Turković. Oltre al gol anche 2 minuti contro. Quindi il Bolzano finirà la partita in inferiorità numerica. Entra Mario Sporcic, importantissimo sarebbe segnare questa rete. Mario Sporcic al posto di Dejan Turković, un Bolzano gladiatorio senza il portiere titolare, con Rothensteiner che ha fatto quello che ha potuto. Erik Udovičić, ancora Mario Sporcic, manca 1 minuto e mezzo, ancora Udovičić, Sporcic, Greganić che cerca di andare. Cambia l'attenzione, 2 minuti a Braz. Due minuti a Braz per un intervento su Kammerer. È fischiato il tiro dai 7 metri. Martin Sonnerer ha un pallone importantissimo contro Kiepulski. 33-33, 1-14 al termine. Tiro dei 7 metri a favore della formazione bolzanina e manca il rigorista, manca Dejan Turković, autore finora di tutti i gol contro Kiepulski. Attenzione, Kiepulski fa le sue mosse. Sonnerer, importantissimo questo tiro dei 7 metri. Kiepulski, Sonnerer, e Sonnerer segna e riporta avanti il Bolzano. 34-33, manca 1:05. Un minuto esatto. Campestrini, vediamo come difenderà il Bolzano in 5 contro 5, anzi in 6 contro 5 il Sassari, perché gioca senza portiere. Ancora attenzione Pereira, fischiato un 7 metri ai danni di Pereira. Vediamo Pereira, 7 metri, 40 secondi da giocare, ha subito fallo, è rimasto per terra, 2 minuti ai danni di Mario Sporcic, quindi Bolzano ancora con l'uomo in meno. ...34-33... importantissimo sarebbe parare questo tiro dai 7 metri. Vediamo Pereira contro Pereira contro Rothensteiner. Sanguina, 2 minuti, vediamo cosa c'è. Vediamo cosa succede. Stanno facendo quello che vogliono in campo. Deve uscire per un attacco.
non si capisce veramente nulla. 40 secondi al termine, Pereira contro Rottensteiner. Pereira, e questa volta pareggia, quindi 34 pari, mancano 30 secondi al termine. Bolzano in possesso palla, Skatar 38, vediamo. Skatar subisce fallo a 10 secondi dalla fine, Michele Skatar. Vediamo questo comportamento antisportivo, vediamo cosa succede. C'è veramente tanta confusione in campo. Questo è proprio perché non hanno saputo gestire gli arbitri dal primo all'ultimo minuto questa partita, e questo sta succedendo. Il commissario campo, il commissario, che vediamo qui cosa sta succedendo. Questo era netto comportamento antisportivo, hanno impedito di andare al tiro. Vediamo la decisione che prenderanno. La partita di fatto è finita. Mancavano 3-4 secondi, veramente un finale thrilling, una partita tiro dai 9 metri per il Bolzano. Vediamo Udovičić. Udovičić, ma penso che questa partita passerà alla storia per gli errori. Vediamo Udovičić, Greganić. Ancora il commissario va a bordo campo a parlare con l'arbitro. Io penso che chi dovrebbe vedere vedrà che questi signori purtroppo finirà probabilmente. Vediamo Udovičić. La partita termina qua, la presa con il piede, questa l'ha presa col piede, questo è rosso e rigore, questo è rosso e rigore, voglio vedere cosa fanno, questo è rosso e rigore, questo è rosso e rigore, questo è un intervento chiaro, un rosso e rigore, e non è stato combinato, questo è una cosa mai vista nella pallamano, vediamo cosa dicono. Vediamo cosa dicono, veramente c'è di tutto, gli arbitri vanno via. Questo era un intervento di piede su palla attiva, era rosso e tiro da 7 metri. Questa è una cosa mai vista nella pallamano. Purtroppo la partita termina così, gli arbitri sono andati via, sono andati letteralmente nel pallone. Purtroppo è brutto dirlo, ma da anni non si è mai visto un arbitraggio di questo tipo. Ci dispiace. Per le squadre che hanno giocato una partita, per tutte e due le squadre, sia il Sassari che il Bolzano, hanno giocato una grande partita, si sono affrontate a viso aperto, esce un pareggio che ci poteva stare, non perché come è terminata la partita, per cui la linea torna a tutti voi studio.